Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato. Alleluia, alleluia. Sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cristo è risorto, alleluia. Gesù è vivente, alleluia. Siamo insieme, alleluia, alleluia.
Sia lodato Gesù Cristo. Generalmente alla vigilia o alla mattina degli esami, chi sta al liceo, alla scuola, all'università, che cosa dice, sentendoli anche al telefono? Oggi tengo gli esami, non mi ricordo niente quello che tengo da fare. Poi casomai tu li chiami o ti chiamano loro, ho preso 30, quindi vedi, è quello che posso dire mi sta capitando in questo momento, in questo Sant'Ambrogio particolare e speciale sotto punti di vista. Che ci dico? Lascio parlare il Signore, che è l'unica cosa che i sacerdoti devono saper fare. Ma uso il dolce stil nuovo, a quel modo che ditta dentro vo significando. Quello che mi esce, che es abundantia cordis, prendetelo così, come un fratello che dice le sue esperienze all'altro fratello. Certamente la prima immagine che mi è venuta ieri sera leggendo un po', tra l'altro devo dire una cosa, avete imparato in questo anno di pandemia a fare le preghiere, le sapete comporre, e questo già è un segno buono di seria devozione a Sant'Ambrogio e non al Cavalluccio, a Sant'Ambrogio. E le fate anche carine. Ieri leggevo qualcosa e rispondendo poi a chi aveva scritto mi sentivo come Geremia. Non trovo parole. Domine Deus, nescio lobby. Ma tu va e annunzia quello che io ti dirò. E con il tizzone ardente gliel'ha messo sulle labbra, perché le parole che avrebbe detto non erano sue, ma erano del Signore. E di rimando mi è venuta in mente la poesia, la voce di Giovanni Pascoli, la voce, ma è chiaro che quella voce era la voce della mamma, che gli veniva in mente in alcune circostanze della sua vita. C'è una voce nella mia vita che avverto nel punto che muore, voce stanca, voce perduta, con il tremito del patticuore. Voce d'una anelante, che ai poveri labbri si tocca per dir tante cose, poi tante, ma piena alla bocca di terra, perché la mamma era morta. E quindi in certe circostanze, anche negative, della vita del Pascoli, ricordava la mamma soltanto come lo chiamava, Svanì. E allora ricordava che cosa la mamma gli avrebbe detto in quella circostanza, in quell'altra circostanza, in quell'altra. E a me è venuto in mente le voci dei genitori, papà e mamma, le voci dei sacerdoti che si sono alternati in questa chiesa, i canonici, i parroci, eccetera, i vescovi. E quindi Ambrogio, Sant'Ambrogio, evviva Sant'Ambrosi, gli rondinelli, grazie a Sant'Ambro. E con tutte queste parole venivano in mente particolari significati e particolari esempi. Allora il nostro cuore, certamente siamo in un momento difficile, vedere il 30 aprile la Chiesa così viene da dire ahia la pandemia che ha fatto, però sono sicuro che siamo molti, molti di più di quelli che erano presenti il 30 aprile negli anni normali, sia spiritualmente dovunque si trovano, sia attraverso i social. Allora invochiamo il nostro martire di portare a Gesù i nostri lamenti, le nostre preghiere, ma di portare a Gesù anche i nostri ringraziamenti. Perché? Perché dobbiamo imparare a ringraziare nella vita. Forse è un sentimento un pochino dimenticato, perché cominciando dai figli credono che tutto sia dovuto. E questo lo diciamo e lo facciamo anche noi con il Signore. Tutto c'è dovuto perché? Perché sono picciata la cannella alla Madonna, a Sant'Ambrosio, a Sant'Antonio, eccetera. Tutto è grazia, nulla è dovuto.
E il Signore ha promesso che sta sempre con noi, sono risorto e sono sempre con te. Per cui quella frase che noi diciamo in quel momento, Gesù dov'era? Gesù stava lì vicino a te, vicino a quell'incidente stradale. Eri tu che non stavi con lui e non te ne sei accorto della sua presenza. Ma Gesù ci prende per mano e ci sta sempre vicino, fino all'ultimo picosecondo. E poi ci prende e ci porta in paradiso quando noi abbiamo fatto l'atto di ringraziamento e di pentimento. D'altronde, la gente che cosa diceva? Non lo so se ancora lo dice, ma era normale qui, io ho frequentato qui, sentire le anziane dire: dove si muore, lì c'è Dio. Non penso di averla sentita ancora in questi ultimi anni questa frase, però ricordo di averla sentita qui, oppure nelle case dei parrocchiani. Dove si muore, lì c'è Dio. E allora dobbiamo essere convinti che il Signore ci sta vicino. Tutti l'anno scorso abbiamo scritto che questa pandemia sia vinta e ci trovi migliori. L'esame di coscienza è personale, ovvio, però in certi aspetti anche comunitario. Davvero siamo meglio dell'anno scorso? Davvero abbiamo capito qualche cosa? Davvero abbiamo capito l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo? E allora sono delle verifiche da fare. Siamo nel periodo di Pasqua. Tra poco sarà la Pentecoste, l'inizio della Chiesa, l'effusione dello Spirito Santo che abbiamo avuto anche noi nel battesimo, nella cresima, nel sacerdozio. Allora facciamo lavorare il Signore. Cerchiamo di essere cristiani e uomini nella semplicità di ogni giorno. E amiamo il Signore. I santi sono i nostri fratelli maggiori che ci aiutano ad arrivare a Lui. E dobbiamo prendere qualche esempio della loro vita per cambiarci e cambiare anche i nostri familiari, la nostra famiglia, la nostra comunità. Preghiamo il Signore perché questo avvenga. Vedete, in queste sere ci sono nato, cresciuto e pasciuto qua dentro, però in queste sere Carlo forse si divertiva, in senso buono, fare qualcosa di diverso, si divertiva in certi momenti a riprendere il pavimento, specialmente questo pezzo qui davanti a Sant'Ambrogio. E la mia testa andava, dice: quante volte qui c'erano i banchi, la balaustra, i seminaristi si mettevano qui. Quante volte ci sono passato in cima, gli sono guardato, forse quando ai turisti l'ho anche presentato. Però in queste sere l'ho visto sotto occhi diversi. Dice: ma guarda, che cosa stupenda hanno fatto, e poi davanti proprio al corpo di Sant'Ambrogio. Quando dite Sant'Ambrogio lo vediamo a maggio, ad agosto, a dicembre, eccetera, ma Sant'Ambrogio sta sempre qua. Là dentro non è che chissà che ci sta, ci stanno le sacre ossa di Ambrogio. La statua, abbiamo la fortuna che abbiamo una statua reliquiaria. Don Luigi ci ha messo pure un fiocco rosso alla gamba destra dove c'è la reliquia. È una statua reliquiaria, però ogni volta che noi veniamo qui in cattedrale, Sant'Ambrogio ci sta, come quando andate al cimitero, per dire, andate da papà e mamma e a casa avete la fotografia. Quindi Sant'Ambrogio ci sta. Ricordo che prima che Monsignor Caminata con il capitolo facesse dei restauri, qui ci ha messo, e come ci teneva a dire, questi è marmo del Subasio. Ci teneva, insomma, si entrava di qua e poi andava in sacrestia a portare qualche cosa a papà, o la posta, o la banca, le commissioni, insomma. E molte volte lo accompagnavo.
qui davanti alla balaustra, chi si ricorda, c'era un quadro con l'antifona Ambrosi in latino e poi c'era lo Remus, davanti proprio alla balaustra. Monsignor Camminata prendeva quel quadro e diceva: recitiamo insieme. Recitavamo insieme Ambrosi, Martire Gregge, e poi lui diceva lo Remus. Allora, vedete, il culto a Sant'Ambrogio, che è vita, che è sostegno, che abbiamo succhiato con il latte materno, possiamo averlo con noi sempre. C'è stato un periodo che è durato tanto tempo, in cui c'era una sera che Don Luigi dava il santino e diceva: potete cambiare quello che avete nel portafoglio. L'altra sera, nella sagrestia di San Valentino, è venuto una coppia che ha perso un figlio per incidente stradale, ma tanti anni fa, oddio, Matteo si chiama. E lì c'ho delle immaginette di Sant'Ambrogio. E ho detto: ma rimanete? No, ripartiamo per Milano. Volete l'immaginetta di Sant'Ambrogio? La moglie subito: sì, daccela. E ce l'ho data. Il marito ha detto: dammela, però aspetta. Ha tirato fuori il portafoglio e dentro c'aveva quell'immaginetta di Sant'Ambrogio rossa, ma tutta logora, consumata. Non succedeva né Sant'Ambrosio né i cavalli, però ha detto che è stata sempre qui con me, anche nel momento in cui ho pianto mio figlio. Allora ho detto: questa tienitela, insieme ci metti questa che è più nuova. Per dire, Sant'Ambrogio è davvero nostro compagno di vita, nostro compagno di viaggio. E allora ci viene incontro Gesù che ci dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Allora, il posto in paradiso per noi c'è, il giorno dell'ascensione il Signore ce l'ha preparato, però per andarla ad occupare è una scelta nostra. Dobbiamo essere fedeli al battesimo, fedeli al Vangelo. Il posto c'è. Pugnici, come qui, per arrivare qui c'erano i varchi. Per andare a occupare quel posto, sei stato fedele nel poco, entra a godere la gioia del tuo Signore. Perché? Perché avevo fame e mi hai dato da mangiare. Avevo sete e mi hai dato da bere. Ero nudo, ero pellegrino, mi hai assistito, ero al cimitero. Ero in ospedale e sei venuto a trovarmi. Quando? Ogni volta che hai fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l'hai fatto a me. Ecco, è tutto. Lodiamo il Signore, ringraziamo i nostri padri che ci hanno dato questo martire come guida nella nostra vita per arrivare a contemplare il volto di Dio. Un ricordo giusto così: la statua di Sant'Ambrogio, che per tanti anni, finché non c'era paura di alcuni personaggi, tra virgolette, stava in sagrestia lassù con quella porta di legno. Per cui i turisti, quando venivano, noi andavamo, salivamo sul ciborio, arrubemmo quella chiau, ci stevano fioc giallo e facevamo la tenda e facevamo vedere Sant'Ambrogio alla gente, eccetera. E papà, quando ero piccolo e spiegava, diceva: modellato su Marco Aurelio. Io sentivo questa parola, però non è che capivo tanto, avevo 6-7 anni. Ci ho detto: papà, che significa modellato su Marco Aurelio? E dice: a me mi ha detto Bianconi e Monsignor Casali, che è così, però fece, va bene. Un giorno mi fa: andiamo a Roma, che devo andare a fare dei comandi a Don Cataldo e a Don Giustino. Andiamo a Roma, alla 7, gli autobus, alla piazza dei Cialoni. Andiamo a Roma, fece le sue commissioni, poi mi portò a piazza del Campidoglio.
Io stavo distratto, mi ero pure arrangata, dite la verità. Mi porta in mezzo e mi fa, aveva Sant'Ambrosio, ecco Sant'Ambrosio. E mi fa vedere il monumento di Marco Aurelio. Eh sì, sembrava Sant'Ambrosio davvero, con la zampa di cavallo alzata, eccetera. Ho capito, modellato su Marco Aurelio. Allora noi modelliamoci su Sant'Ambrogio, che ha preferito perdere la vita per ritrovarla per sempre, perché Sant'Ambrogio aveva una carriera. Vi ho detto altre volte che era bello, per cui le ragazze di Ferentino forse sognavano di averlo marito, però Sant'Ambrogio, fedele nei tormenti, ha preferito il Signore ad ogni altra cosa. Cerchiamo anche noi di imitare Sant'Ambrogio per godere un giorno il volto del Signore. Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, e procede dal Padre e dal Figlio. Il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Sorelle e fratelli, la nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza dei martiri, ringraziando il Signore per il dono alla nostra Chiesa di Sant'Ambrogio. Ci rivolgiamo al Padre perché ognuno di noi possa camminare nella via della giustizia e dell'amore. Preghiamo insieme e diciamo: rendici testimoni della tua parola, Signore. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Per il Papa Francesco, il nostro Vescovo Ambrogio e i sacerdoti, i diaconi e tutti i ministri della Chiesa, perché pieni dello Spirito scaturito dalla Pasqua del Cristo, proclamiamo e viviamo la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la fede. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Per le autorità civili e militari della nostra città, perché seguendo l'esempio del martire Ambrogio, siano presenza attenta per i più deboli nella giustizia e nella verità. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Per i fratelli provati dal dolore, dalla malattia e dalla povertà, perché per intercessione di Sant'Ambrogio mantengono viva la speranza donata dal Cristo risorto. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Per ogni uomo che soffre e cerca la verità, perché come Ambrogio possa sentire la presenza e la vicinanza di Dio e del suo Spirito, preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Per i nostri defunti, perché accompagnati dalla nostra preghiera, siano introdotti nel pieno possesso della vita eterna, nella gloria dei santi. Preghiamo.
Rendici testimoni della tua parola, Signore. Presentiamo al Signore le intenzioni che più ci stanno a cuore e preghiamo Sant'Ambrogio di portarle ai piedi del Signore. O Dio, che in Sant'Ambrogio ci hai dato un segno del tuo amore, trasforma la nostra vita, perché possiamo essere nel mondo costruttori di fraternità e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il canto d'offertorio è alla prima pagina del foglietto. Cristo risorge. Al Signor della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge. Festanti del regno dei cieli, nel mondo redento dal Figlio di Dio, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge. Pastore divino che guidi il tuo gregge, ai pascoli eterni di grazia ed amore, ricevi perenne la lode e la gloria. Cristo risorge. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore nostro Dio, degnati di esaudire noi indegni tuoi servi e concedi che giungano ai gaudi eterni coloro ai quali hai concesso di partecipare ai santi misteri nella festa del martire Ambrogio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire Ambrogio ad imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ambrogio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti qui presenti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il nostro martire Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere la comunione si rimane al proprio posto. Anche coloro che sono giù al carcere verranno i ministri a portare la comunione. Ci sarà anche la comunione per i celiaci, così come c'è qui alla fine
andando verso l'altare del tabernacolo. Si rimanga al proprio posto in ordine, così nessuno si deve spostare. Il canto di comunione alla terza pagina del foglietto, come questo pane. Come questo pane ha nutrito Ambrogio, la mia poca fede d'era viva tu, Signore. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte. Come questo pane ha nutrito Ambrogio, la mia poca fede terra viva. Tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Come questo pane ha nutrito Ambrogio, la mia poca fede terra viva. Ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Come questo pane ha nutrito Ambrogio, la mia poca fede terra viva. Beato l'uomo che spera nel Signore e segue le sue vie, non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Come questo pane ha nutrito Ambrogio, la mia poca fede terra viva tu, Signore.
per coloro che ci seguono a casa, è il momento della comunione spirituale. Preghiamo da casa e chiediamo al Signore Gesù, che non abbiamo potuto ricevere sacramentalmente, di entrare nel nostro cuore, di riceverlo nell'intimità di questo nostro cuore, per essere trasformati dal suo amore, dalla sua tenerezza, dal suo perdono. Che il Signore Gesù entri nelle nostre case, entri nel nostro cuore e ci rallegri con la sua presenza. Amen. Preghiamo, ci soccorra, o Signore, l'intercessione del Santo Martire Ambrogio, nella cui festa, per Tua grazia, siamo stati rinnovati dai doni celesti, per Cristo nostro Signore. Amen. Eccoci arrivati al momento che stavamo aspettando e che riusciremo a rivivere insieme. Seguitelo dalle case, giù dal carcere, che è quel luogo di preghiera. Ascoltate, preparatevi a questo momento dell'incontro con Sant'Ambrogio. Mentre Don Nino andrà in sacrestia per cambiarsi e poi per esporre Sant'Ambrogio, noi rimaniamo per favore ai nostri posti, non ci muoviamo. Non ci muoviamo. Sant'Ambrogio verrà portato dal sindaco, come l'anno scorso in questa chiesa vuota lo portammo io e lui, lo porterà il sindaco, lo porterà un medico del pronto soccorso con tutti i malati di Covid che arrivano, un medico nostro che fa i vaccini per i malati di Covid, perché non ci sia la malattia del Covid, e uno dei vigili per il servizio bello che ci hanno aiutato a fare in questi giorni, così come la Protezione Civile e la Croce Rossa, che ringrazio per questo servizio. Rimaniamo ai nostri posti, preghiamo insieme, Sant'Ambrogio non lo tocchiamo, lo abbiamo già detto più volte, e viviamo questo momento di festa insieme. Alla fine, ordinatamente, Sant'Ambrogio starà nella macchina, è così alto, sta davanti all'altare, lo possiamo vedere tutti, proviamoci a stare in questo ordine, ma animiamoci tutti per questo momento che sta per iniziare, con il cuore già pronto, anche dalle nostre case. Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Liberateci da tutti i
Maggio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Rompe gli indegni vincoli che al mondo ancora lo legano e dalla fonte vivida rinasce del battesimo insieme. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Santa luce splendono i segni delle opere e le virtù rivelano che il santo a prova chiamano. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Si nasconde il martire, ma si presenta impavido, pronto a ottenere il merito della sua fede fervida. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Dopo l'orrendo carcere, dopo i crudeli tripoli, porge la testa intrepido per il conduceteci tra i beati cori. L'empio non può che fremere nel suo furore sterile, ma gode Ambrogio martire, fatto di Cristo apostolo. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci.
oggi tra i beati cori. Te dunque invito, martire, noi invochiamo supplici a Dio clementissimo, sempre fedeli rendici. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Sia lode, onore e gloria al Padre, all'Unigenito, insieme al Santo Spirito, per infiniti secoli. Ambrogio liberati, conduceteci tra i beati cori a nuove imprese chiamano pelote dello Spirito. Nuovo soldato è il martire e vincitore intrepido. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Rompe gli indegni vincoli che al mondo ancor lo legano e dalla fonte vivida rinasce del battesimo. Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori.
Ambrogio liberateci da tutti i malori e al cielo conduceteci tra i beati cori. Rimaniamo nei posti, anche giù al carcere, che siete stati i primi a vedere Sant'Ambrogio, proprio perché avete avuto la pazienza anche di accettare di stare giù al carcere. Adesso un medico reciterà la preghiera a Sant'Ambrogio e, come sapete, quest'anno i ceri li hanno offerti tutte le parrocchie, non una sola, perché tutti ci mettiamo sotto la protezione di Sant'Ambrogio. E Don Luigi, che è stato parroco per 47 anni di questa parrocchia, a nome di tutti i parroci di Ferentino, accenderà la prima di quelle lampade che rimarranno sempre. La tomba è immersa nei petali di rose che avete portato, oltre quelli che vi hanno sfiorato cadendo giù su Sant'Ambrogio, come quando cammina lungo le vie. Quei petali poi verranno tutti raccolti e rimarranno per chi vuole, per portarseli a casa, tenerli a casa come ricordo di questa festa. Ascoltiamo la preghiera, accendiamo la lampada e poi ascoltiamo la preghiera. Ripetiamo, la fede di Ambrogio è la nostra fede. La fede di Ambrogio è la nostra fede. È la fede della Chiesa. È la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Gesù Cristo nostro Signore. Amen. In Gesù Cristo nostro Signore. Amen. O Ambrogio, sappiamo bene che alla nostra città sei stato affidato come custode e protettore. Tu vedi che ancora siamo oppressi dal male della pandemia. Per questo ci affidiamo ancora una volta a te, perché tu possa intercedere presso Dio in nostro favore. Ti preghiamo di rimanere accanto a chi è malato, con la tenerezza di un fratello. Ti preghiamo di tenere stretta la tua mano alla mano di chi in ospedale muore da solo. Ti preghiamo di asciugare le lacrime di chi non può più riabbracciare i propri cari. Ti preghiamo di guidare la mano e il cuore di medici ed infermieri per sconfiggere questo male che ci fa paura. Ti preghiamo di ridare speranza a tante famiglie provate dal dolore e dalla precarietà del lavoro. Ti preghiamo di chiedere al Signore di preservarci dal contagio. A te, Ambrogio, salga ancora una volta la nostra preghiera, certi che saremo ascoltati, perché sei sempre stato la nostra forza e lo sarai anche nel tempo a venire, in attesa della luce splendente di quell'alba che finalmente ci darà l'annuncio della rinascita per un mondo nuovo e libero dal male. Amen. O Ambrogio, inclito martire dei tuoi devoti, serva ricordo, allontana oggi.
ogni pericolo e dal male le nostre alme libera e le colpe perdono imploraci e della grazia il dono aumentaci e la vita resta il presidio per noi chiedi l'eterno gaudio con te nel cielo. Alleluia. O Sant'Ambrogio, prega per noi, alleluia. Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo, alleluia. Preghiamo, o Dio, che per la confessione del tuo nome coronasti con il martirio Sant'Ambrogio, concedi a noi di imitare la sua costanza nella fede e la sua fortezza nella prova, per Cristo nostro Signore. Amen. Per intercessione di Sant'Ambrogio vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alle 5 lo potete seguire su Radio Fiorentino con il sindaco. Andremo al cimitero per l'omaggio ai nostri defunti come l'anno scorso. Sarà il momento della preghiera della Chiesa di Fiorentino e della comunità civile, specialmente per i morti per il Covid di quest'anno. E alle 19, per quelli che hanno prenotato, ci sarà il momento più bello, la veglia di preghiera con il Vespro davanti alle reliquie del nostro martire Ambrogio. È il momento più intimo, il momento più bello. Seguitelo da casa, ma chi ha prenotato venga. Tra l'altro so che c'è ancora qualche posto anche qui in chiesa. È la preghiera bella della comunità cristiana di Fiorentino. Non lasciamo da soli il Vescovo a pregare. Preghiamo tutti insieme con lui questa sera. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Evviva Sant'Ambrogio! Evviva Sant'Ambrogio! Ambrogio martire, di noi ricordati, dal male libera chi fida in te. La forza donaci, a Cristo legaci, il gaudio.
Radio Ferentino Sounds Different.